Salve a tutti. Perché si chiama così questo libro? La cittadina dove il tempo si è fermato? Perché alla fine della storia, del racconto di questa cittadina, il tempo si ferma. Perché? Perché i due personaggi principali, zio Pepin e il padre del nostro protagonista, fanno sempre le stesse cose. Zio Pepino sta diventando cieco, ha bisogno di far moto. Allora il padre gli fa ogni giorno riempire una botte piena d'acqua e poi di notte la scarica. E ogni giorno si ripetono le stesse cose. Non sono più le ore nei campanili, tutto si è fermato, tutto si è bloccato. Si è bloccata che cosa? Si è fermata la vita, si è bloccata, diciamo, l'entusiasmo, il movimento, tutto quello che succedeva prima in questa cittadina. Stiamo parlando di Nymburk. Che cos'è Nymburk? È il posto dove è vissuto Rabban. E questo libro, che è il secondo della trilogia, il primo era La tonsura, il terzo è I tesori di Arlecchino, I milioni di Arlecchino, che non sono riuscito, non l'ho mai letto, non so neanche se è stato mai tradotto in italiano, e racconta di questa cittadina. Questa volta non è la madre che racconta come nella tonsura, la tonsura, ma è lui, il protagonista, il bambino. Racconta le avventure di suo padre, le avventure di suo zio Pepin, in un periodo che va quando la cittadina era sotto la Repubblica della Cecoslovacchia, la guerra, l'invasione dei tedeschi, la guerra, ed infine il regime comunista, e finisce lì. Ed è proprio questo regime che in qualche modo fa sì che la cittadina abbia, come dire, il tempo si sia fermato in questa cittadina. Racconta queste storie con una verve eccezionale e con un filo di tristezza. Il protagonista principale è probabilmente lo zio Pepin, che con le sue mattate, insomma, ne fa di tutti i colori. Ma a me piace anche la guardia della birreria, perché si svolge in una birreria che poi alla fine viene in qualche modo non sequestrata, viene presa dagli operai durante il periodo. Questo Vanatko era la guardia di questa birreria, il guardiano notturno, che in 2 anni di servizio alla fabbrica di birra con il fucile messicano aveva fermato e consegnato alla polizia in tutto 6 coppie di giovani che si baciavano vicino al muro della fabbrica di birra e 3 passanti notturni, di cui 2 pisciavano nella notte contro l'angolo della fabbrica e 1 faceva bisogni grossi. E Vanatko li aveva consegnati alla polizia così com'erano, a ciò che venisse effettuata un'inchiesta giudiziaria, in quanto erano sospettati di voler rapinare la cassaforte della fabbrica di birra. Fra l'altro, il fucile messicano non funziona perché manca l'otturatore, perché il precedente proprietario del fucile aveva perso. Quindi questo guardiano ha un fucile che non spara, non sparerà mai, e in questo. Bene, quindi è tutta una serie di racconti che mescolano anche altri racconti di Rabal. Come sapete, i libri di Rabal sono usciti in tempi completamente diversi rispetto a quando li ha scritti, compreso questo libro. A un certo punto parla dell'invasione della Cecoslovacchia da parte dei tedeschi e anche di quando viene ucciso il Reich Protector Heydrich, e ne parla perché si festeggia la sua morte. È interessante perché questo è stato l'episodio che in qualche modo ha influenzato moltissimo la vita di Rabal, perché a causa di questa uccisione Hitler ha deciso di chiudere per esempio tutte le università in Cecoslovacchia, e lui, Rabal, che stava per laurearsi in legge, non ha più potuto laurearsi. Si è laureato poi dopo, più avanti. Questo libro è bello anche perché dal punto di vista linguistico ci sono queste differenze tra lo zio Pepin, che ha un linguaggio completamente strampalato, che mette insieme l'aspetto, vuol dire, più bassi della lingua, con ricordi del periodo asburgico, fino al 18 faceva parte dell'impero asburgico, la Cecoslovacchia, insomma, e c'è questo mescolamento di linguaggi. E il tono è sempre alto,
A parte verso la fine, dove si nota un pochettino di tristezza per questa fine di questa avventura. Raval ha abitato a Nimburg per molto tempo, poi si è trasferito a Praga per gli studi e per il resto della sua vita. Ed è un bel libro questo qua, un libro che io consiglio vivamente di leggere assieme e magari subito dopo la tonsura, ve lo rifaccio vedere, ne abbiamo già parlato, sono sempre della EO, edizioni EO, eccolo qua. È un bellissimo libro, non è neanche tanto lungo, è di 150 pagine, come più o meno l'altro, e fa parte appunto di questa trilogia molto 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 bella di Rabal. Io continuo a pensare che Rabal sia uno dei più importanti autori del nostro secolo, anzi, del secolo scorso. Buona lettura.